Borghi d'Europa in Valtellina. Allora, dopo aver visitato le sottozone dell'Inferno della Valzella con Nera, abbiamo qua il piacere di raccontare, anzi farci raccontare, Marco Triacca, la Perla, e abbiamo anche il Babbo. E dunque Marco, allora intanto grazie perché ci siamo conosciuti nelle fiere varie, dalla Fivi al Vinitaly, ottimi vini, niente da dire, come anche tutti qua perché siete bravi. Due cose, che ci fa uno svizzero in Valtellina? E poi raccontaci un attimo qua della la personalità che metti nei vini, come ognuno di voi, dove si differenziano, insomma, vai. Allora, prima di tutto grazie a te Alessio, grazie a voi per essere venuti da noi qui in Valtellina. Siamo Tresenda di Teglio, nel cuore del nostro vigneto, il vigneto La Perla, 3,5 ettari di vigneto, 3 ettari piantati a Nebbiolo e mezzo ettaro piantato con Pignola Valtellinese, che è un vitigno autoctono valtellinese a bacca rossa, che però noi vinifichiamo in bianco e spumantizziamo, e ne deriva il nostro metodo classico Extra Brut La Perla. Dicevi bene, svizzero trapiantato in Italia, perché vivo qui a pochi chilometri dal confine. Confine, ricordiamolo a tutti gli amici, siamo al confine qua. Sì, siamo veramente a pochi chilometri dal confine svizzero e in ogni caso la Valposchiavo storicamente legata, o i Grigioni, il Canton Grigioni storicamente legato alla Valtellina. E quindi io vivo in Valposchiavo a 2 chilometri all'interno, quindi in Svizzera, a 2 chilometri dal confine, e ogni giorno, da bravo frontaliere al contrario, faccio la strada nel senso inverso e vengo qui in Valtellina, in vigna e in cantina. E raccontaci un attimo, Marco, e anche poi il Babbo ce lo confermerà, perché Svizzera conosciamo tutti, io soprattutto per lavoro, perché siamo abituati a valorizzare i territori, andare a scoprirli, andare a trovare l'agroalimentare, il vitivinico, seguendo i progetti di formazione, come sai già, comunque lo ricordo a tutti i nostri ascoltatori. In Svizzera c'è già il Merlot che viene fuori come fosse un autoctono, tu hai scelto il Nebbiolo, allora quindi raccontaci un attimo della scelta al di là del frontaliero al contrario, che comunque è un paesaggio incantevole. Beh, qui la scelta tra virgolette obbligata, nel senso che comunque da frontaliera al contrario non coltivo sul territorio svizzero, ma fortunatamente ho il piacere e la fortuna di coltivare vigne in Valtellina, dove il Nebbiolo la fa da principe, quindi Valtellina, dove troviamo il vitigno principe, questo Nebbiolo, grande vitigno, e quindi per me è solo un piacere poter coltivare questo e poter esprimere la tua personalità, perché prima a pranzo abbiamo avuto il modo di assaggiare il tuo La Mossa e si distingueva molto bene, al di là dei toni cromatici, della vivacità, dell'intensità del colore, a livello olfattivo aveva era un, come dire, un po' più magro ma ricco di spezzature, anche di note un po' più fruttate, non lo so, probabilmente rispecchia il tuo carattere, perché giustamente, e era molto sapido. Poi chiaramente la severità del vitigno, che è un vitigno importante, voglio dire, la vacca rossa c'era, però, e quindi anche la storicità e tutti i fattori, però rispetto agli altri che erano molto tipici, anche quelli che abbiamo bevuto a pranzo, tu aveva una nota leggermente diversa. E spiegaci un attimo, così, se è un casuale o dipende magari dalla zona, così tanto per capire. Ma allora, innanzitutto qui ho la fortuna di lavorare il primo vigneto in Valtellina che mio padre con la loro azienda di famiglia aveva sistemato a girappoggio, quindi coi filari in orizzontale e non più i filari del sistema tradizionale valtellinese ritocchino, quindi quei filari che vanno da monte a valle, okay. Come si trova in quasi tutta la Valtellina. Con questo riusciamo ad andare con una parete fogliare molto molto alta, che magari vedete anche qui alle mie spalle. Adesso siamo ancora in piena fase di crescita, piena fase vegetativa, ma l'idea sostanziale è di andare a proteggere il grappolo dall'irradiazione diretta e quindi andare a proteggere tutta la componente aromatica. Da qui penso possa derivare questa delicatezza che tu hai cercato, mi sembra, di spiegare. L'olfatto prima, perché la spezzatura c'era, però sentivi meno il legno, quindi gli aromi che derivano, quindi, lo sai meglio di me, insomma. Partiamo già in vigna, scusate, con un prodotto bello
elegante, bello, fine, per poi andare a mantenere questa freschezza, questa eleganza, questa finezza anche in cantina, con un affinamento di solo botte grande e quindi niente barrique, quindi andando a mantenere queste caratteristiche del vino. Naturalmente parlavamo dei Valtellina, delle sottozone, non dello sforzato, perché lo sforzato ha un'altra tannicità, perché è un appassimento, certo. Quindi è un capitolo a parte, ma sì, questo vale per tutti. Bene, un grazie a Marco Triacca e al Babbo. Grazie. E alla prossima, e un saluto dalla Valtellina. A Milano. Il 2018 è l'anno del cibo italiano e del patrimonio culturale europeo. Borghi d'Europa, che è questa rete internazionale che valorizza soprattutto i territori piccoli, diciamo così, della nostra Italia e dell'Europa, ha inserito la Valtellina nel percorso degli itinerari di montagna, in poche parole, no? Perché la Valtellina si è conosciuta, ma poi neanche tanto, quando andiamo in giro ci rendiamo conto che c'è molto, molto da fare ancora, no? E invece è una terra benedetta, soprattutto nel settore del gusto, poi abbiamo delle cose straordinarie. Facendo un salto, noi abbiamo valorizzato tre cantine sostanzialmente, Nera, perché è uno dei padri fondatori di questa enologia eroica che contraddistingue la Valtellina, Le Strie e Marco Triacca con La Perla, cioè due piccoli però che lavorano bene e un grande che lavora altrettanto bene, perché non è detto, perché uno ha dimensioni, tra le altre cose poi dobbiamo ricordare che Nera raccoglie oltre 100 conferitori, piccoli contadini che conferiscono l'uva, quindi fa un lavoro anche di valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura di montagna non da poco. E proprio la famiglia Nera ci ha consigliato di venire qua. Dove siamo prima di tutto? Allora, siamo al ristorante San Carlo, che è un ristorante storico della Valtellina, uno dei primi nati in Valtellina, infatti è dall'843 che è attivo, e siamo infatti noi siamo la sesta generazione, tra tutto, che va avanti, io, mia sorella Giovanna, che io, Carlo, e ho visto intervistare lei, che te non so perché, chissà, non so perché, però comunque andiamo avanti con adesso c'è anche mio padre fuori, si sentirà un po' espropriato allora, però il cambio generazionale è necessario, anche perché, come sta dicendo lei, sta cambiando tanto nel settore enogastronomico e finalmente stanno scoprendo paesi che magari non erano conosciuti, certo. E tradizioni magari un po' più sconosciute in Italia, nel senso, tipo la Valtellina non è così conosciuta per il cibo, per il vino magari sì, invece ad ora stanno iniziando a capire che abbiamo è stata la nostra fortuna, perché noi siamo isolati ed l'essere isolati ha fatto mantenere la tradizione, e mantenere la tradizione adesso stanno scoprendo la nostra tradizione che si sta diffondendo. 30 secondi hai spiegato perché bisogna farla conoscere di più. Sì. Mi hai rubato un po' il mestiere. Perché ci credo, perché nella Valtellina ci crediamo. Giovanna, appena ti ho visto, scusami, ho detto, non sapevo che eri sua sorella. Ho detto, guarda che bella signorina. E tu, mia sorella, la posso... Giovanna, com'è? Raccontaci un po' della cucina. Noi cerchiamo di mantenere assolutamente la tipicità, le cose fatte in casa, materie prime, le scegliamo noi, ci teniamo molto soprattutto a questo. Cambiamo il menù ogni giorno, quindi teniamo... Esatto, lì ci sono proprio le cose che... È cambiato, sì, assolutamente. Io mi occupo dei dolci, faccio tutte le torte. Sì. Abbiamo il carrello dei dolci noi, infatti è una cosa che ormai non c'è più da nessuna parte, tutti i clienti me lo fanno notare e tengo sempre almeno una o due torte appena sfornate. Voglio confessarti una cosa, noi giriamo tutta Europa per fare questi servizi e si mangia sempre peggio in giro. Sì. Mi dispiace dirlo, per il mestiere del ristoratore. Improvvisati, gente che pensa di fare i soldi perché alla fine giornata ha preso i soldi, materie prime perlomeno dubbie, insomma, no? Scelte di vini. Allora io l'altro giorno, ieri, ero appunto in Valtellina, no? Sono stato in piazza, ho ordinato un vino, mi ha chiesto se volevo bere un prosecchino, a me che vengo a comediare, ma vorrei proporre i vini della bravo Valtellina. Ecco, esattamente, noi in carta abbiamo io ho regalato due schiaffoni, ho detto, signore, mi faccio delle bottiglie, guarda questo prosecco, non ho mai sentito, io vengo proprio dalla zona, dico, ma è cattivo, non si arrabbi, ma voglio dire, ma con i bianchi che adesso stanno facendo, ho detto, c'è di tutto, cioè, avete il ben di Dio,
Poi con la nostra cucina si abbina benissimo il nostro vino, per cui è proprio... Non lo so, c'è molta ignoranza. Probabilmente anche quello. Prendere per i fondelli la gente. Anche quello. Scusami se mi sono permesso. Noi proponiamo inoltre anche qualcosa di diverso, cerchiamo di riscoprire un po' le tradizioni, che magari... pietanze di nicchia, noi facciamo la cropa ogni giorno, una polenta che è molto particolare. Sì, guardi, è buonissimo, è una cosa da assaggiare. Oggi per esempio invece abbiamo fatto i tarots, che sono le patate schiacciate con fagioli, fagiolini e poi la sfersata di burro, ma sono magari cose che non fanno, che non fa più nessuno ormai, o comunque sono da riscoprire, che sono le cose più buone. Ma no, tra di noi, perché adesso c'è il papà, per cui siamo ancora io e lui, contro, poi vedremo, no dai, però... Sì. Carlo e Giovanna, questo è l'inizio di un progetto che durerà fino al 2019, perché questa zona è stata inserita, come dicevo prima nella premessa, nell'anno internazionale del cibo e in questo percorso che faremo. Faremo 20 trasmissioni televisive Sky La 9 dedicate completamente alla Valtellina, 3-4 incontri con stage, con giornalisti che vengono da varie parti d'Italia e d'Europa. Presenteremo la Valtellina a Milano in un tour con 10 ristoranti però tematici, 10 ristoranti di cucina di altre regioni, di altri paesi europei a Milano, in cui berremo i vini della Valtellina e parleremo della Valtellina. Andremo a Roma, andremo a Vienna, faremo insomma un tour proprio di tipo informativo. La caratteristica di questo tour informativo è che non ci sono i politici tra le scatole, noi non li vogliamo, noi dimostreremo che si può fare buona informazione senza bisogno di avere gli aiutini, ecco, così. Questo lo dico con grande orgoglio, perché se ci fosse stata la necessità di dover fare le solite mediazioni, così non avremmo portato questo progetto. D'altronde abbiamo l'anno internazionale del patrimonio culturale, Unione Europea, MIBAC, non ho bisogno di istituzioni o quelle massime, per cui va bene così. Spero di avervi al nostro fianco nel corso di questo progetto, anzi siete il primo ristorante che abbiamo intervistato e che abbiamo inserito, potete ringraziare solo la famiglia Nera, perché io non ho fatto nulla, ho avuto solo il piacere di conoscervi. A dopo. Grazie mille. Grazie a voi. Mille.